Allora, sono con Andrea Gambirasi, un nuovo country manager di Hisense, la nuova unità B2B, ed è la prima volta che siete qui ad ISE. Hisense, come dice Emilio, è il primo anno di un ISE, quindi il primo anno di un investimento sul B2B. Hisense sta entrando nel B2B, si sta impegnando da circa un anno e mezzo sulla parte di prodotti e soluzioni dedicate all'ambito B2B, con dei prodotti specifici, dei prodotti su una line-up tutta molto fresca e molto, molto nuova per molti versi. Qui stiamo presentando l'Edu All-in-One 138 pollici, risoluzione Full HD, passo 1,59, soluzione veramente All-in-One con controller integrato, e pronta all'uso. Chiamiamola veramente pronta all'uso per l'ambito delle boarding room. Chiaramente sono investimenti importanti, ma rappresenta forse il non plus ultra delle soluzioni per le boarding room, appunto. La parte di prodotti direi consolidata nell'ambito B2B è quella per la collaboration all'interno delle scuole, quindi quello che chiamiamo volgarmente il mercato educational, che ha avuto una grossa spinta da settembre 2021 in poi. Ma con un occhio anche all'ambito corporate, quindi con prodotti abbastanza simili ma con una declinazione diversa a seconda dell'uso. Scuole chiaramente deve essere un prodotto solido, robusto, cost effective, 5 anni di garanzia di base per Hisense su questi prodotti, dongle di collaboration già incluso, Android 8, 3 giga di RAM, se devo citare dei tecnicismi, diciamo, ma quello che mi piace citare non come tecnicismo è la qualità di scrittura, che poi è quello che i nostri studenti, i nostri figli, i professori utilizzeranno tutti i giorni. Una qualità di scrittura con un touch infrarosso di ultimissima generazione assolutamente perfetta e precisa. La declinazione per l'ambito corporate è rappresentata da un prodotto che ha le sue radici nel prodotto studiato per l'ambito edu, ma con delle modifiche sostanziali, un infrarosso ancora più accurato, quindi con uno spessore, diciamo, di integrazione del sensore infrarosso ancora più sottile, quindi una reattività di scrittura ancora più importante, e in più ho l'integrazione del sistema di collaboration, quindi la possibilità di montare on top alla cornice una videocamera, sensore Sony di alta qualità, collegata direttamente al display, vista sia in ambiente Android che in ambiente Windows con il suo PC OPS, il line array di microfoni integrato nella parte superiore della cornice, la predisposizione per il PC OPS, trasferimento contenuti wireless sia con il protocollo Miracast che con il protocollo AirPlay di Apple, trasferimento contenuti tramite NFC, sensore integrato NFC, touch 10 tocchi e 20 tocchi su ambiente Windows. Sistema operativo integrato anche qui Android 8, sistema direi operativo Android forse più stabile in questo momento e anche più versatile a livello di installazione di APK esterne. OPS, ambiente Windows chiaramente, quindi ho possibilità di inserire la lavagna interattiva, il sistema di collaboration all'interno di un Artidirectory, all'interno di un'installazione ad uso assolutamente professionale, con tutte le prerogative di Windows. Display, tutta la gamma di produzione è incentrata su prodotti da 500 candele come minimo. Hisense vuole impegnarsi sul prodotto di qualità. Stiamo tralasciando e tralasceremo ancora il prodotto da 350 candele. Non ci interessa, devo dire la verità, la battaglia di prezzo, c'è già molta congestione e la distanza rispetto a un commercial TV comincia a essere veramente bassa. Qui abbiamo anche in esposizione delle soluzioni commercial TV, ma per l'ambito hotellerie, e hanno il loro spazio, avranno sempre più spazio in questo caso anche con soluzioni di piattaforma software per la gestione da remoto, proprio per l'ambito hotellerie. Ma ci concentriamo sul signage da 500 candele, prodotti 16.7 e 24.7, line up da 43 pollici a 86 pollici, attualmente andremo sul 98 pollici anche molto breve, 16.7 e 24.7 che sono i due campi di utilizzo. Qui abbiamo due allestimenti, uno QSR, quindi Quick Self Restaurant, 16.7 più che sufficiente ma con una buona visibilità del prodotto, 24.7 per ambienti più particolari come ad esempio quello aeroportuale.
Senti, ho visto tra gli annunci che ci sarebbero stati dei display anche da 2500 candele, dove sono finiti? Sono finiti, dobbiamo chiederlo alla dogana. Purtroppo il 2500 candele a qualcuno in dogana non è piaciuto. Il prodotto molto bello, totem da integrazione completamente pensato e realizzato in Cina, da Hisense Cina, purtroppo non è piaciuto qualcosa all'interno dei gas di raffreddamento dell'impianto di condizionamento interno e anche questo è rimasto a fare la sua bella figura imballato in dogana. Avremmo dovuto presentare anche queste soluzioni, purtroppo ne parliamo, ne sto parlando a molti attori di questo ambiente interessati ad Hisense e interessati allo sforzo che sta facendo Hisense nel B2B. E poi c'è anche il Laser TV che ho visto, che è all'ingresso, è una presenza molto importante che proporrete quindi. Il Laser TV fa parte di un ambiente business per una serie di motivi, può essere comunque un'ottima, valida alternativa in ambienti con una luminosità controllata, ricordiamoci è un prodotto Laser TV ottico ultracorta, risoluzione 4K, ma la luminosità è limitata intorno ai 3000 ansi lumen, quindi non posso aspettarmi prestazioni folli, ma è comunque una soluzione alternativa. Partiamo da un discorso LEDWALL All-in-One, per esempio VideoWall non lo stiamo dimenticando, abbiamo i prodotti VideoWall, sono delle soluzioni in cui 2022 si comincia a pensare relativamente, quindi ci sono degli environment che chiedono ancora il VideoWall per avere una risoluzione totale molto importante, ma se tolgo quel tipo di ambienti o utilizzi particolari, ormai il VideoWall sta un po' soffrendo l'avvento diciamo del LEDWALL, assolutamente. Tornando al Laser TV, appunto, è un'ottima soluzione anche per la system integration. Noi adesso la formula di fornitura, di vendita sul mercato è quella, anche in questo caso leggiamola su un discorso all-in-one, quindi proiettore, soundbar, telecomando multifunzione anche con il decoder TV multifunzione integrato, telo. È una soluzione che magari si sposa poco con quello che è il mercato della system integration, dove giustamente il system integrator deve metterci del suo. L'aiutiamo fornendo anche a breve il prodotto solo projection, solo proiettore, che va integrato e torna in auge sul lavoro del system integrator, assolutamente. Benissimo, grazie Andrea, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie Emilio. Buona giornata a tutti, grazie per l'attenzione.